All in favor say aye. Aye. All opposed, no. The ayes appear to have it. The ayes do have it. The joint resolution as amended is passed. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla fine ha dovuto cedere, annunciando un accordo con l'opposizione dei democratici per riaprire temporaneamente il governo federale fino al 15 febbraio, dopo lo shutdown durato ben 5 settimane. In a short while, I will sign a bill to open our government for 3 weeks until February 15th. I will make sure that all employees receive their back pay very quickly or as soon as possible. La paralisi del governo federale, con molti servizi pubblici e il crollo della sua popolarità nei sondaggi, hanno costretto a una resa almeno temporanea il presidente, che ha però insistito sulla necessità di un muro al confine con il Messico, all'origine del braccio di ferro con l'opposizione, che non vuole stanziare i 5,7 miliardi chiesti per costruirlo. If we don't get a fair deal from Congress, the government will either shut down on February 15th again, or I will use the powers afforded to me under the laws and the Constitution of the United States to address this emergency. Trump ha così suggerito che potrebbe decidere di dichiarare lo stato d'emergenza, un'ipotesi che apre scenari imprevedibili con ricorsi e controricorsi ai tribunali, ma che secondo molti osservatori potrebbe alla fine decidere di percorrere davvero. Nel frattempo si gode la vittoria Nancy Pelosi, la 78enne speaker democratica della Camera, che si è battuta con tutte le sue forze per bloccare il piano di Trump sul finanziamento del muro al confine.